A me non piace questo toast. E come mai? Ha un sapore strano. Prima mi piaceva molto di più. Questo perché prima lo preparavano altre persone. E quando torneranno? Non torneranno più, piccola. Proprio come papà. Nicholas, papà tornerà e come? Signora Mills, nostro padre sta combattendo una guerra in Francia, sa? È una guerra mondiale. Lo so, però lui adesso è in Francia. Basta così, chiacchieroni, forza, finita la vostra colazione. Anche lei ci abbandonerà? No, certo che no. Perché dovrei farlo? Tutti gli altri ci hanno lasciato, se ne sono andati, e poi è successo. Basta, sta zitta. Cosa vuoi dire, Anna? Cos'è accaduto? La mamma un giorno è impazzita. Non è successo niente. Sì, invece. No, non è vero! Sì, è verissimo! Silenzio! Che sta succedendo? Voglio vedere quei piatti vuoti in meno di un minuto. È chiaro? Non l'ho ancora imparata, mamma! Stai bene? Sì. E perché piangevi? Non stavo piangendo. Ma io ti ho sentita un attimo fa. Non devi vergognartene, cara. Sì, lo so. Mamma, se avessi pianto te lo direi. Oh, certo, quindi l'ho immaginato. No, era quel bambino. Quale bambino? Victor. Chi è Victor? Il bambino che era qui un attimo fa. Io gli ho detto di lasciarmi studiare, ma lui non la smetteva di piangere. Secondo me è solo un moccioso viziato. Ha detto che dobbiamo andare via da qui. Ah, sul serio? E perché piangeva? Perché questa casa non gli piace, ma è costretto a viverci. Sai, suo padre è un pianista. Oh, così suo padre è un pianista? Sì, però io l'ho avvertito che non gli è permesso toccare il piano. Non l'ha fatto, vero? Allora hai parlato anche con suo padre? No. Solo con Victor. Suo padre è con gli altri nella sala. Io arrivo adesso dalla sala, non c'era nessuno. Devono essere andati di sopra, stanno visitando la casa. Basta così, Ian. Ne ho abbastanza. Dimmi perché piangevi. Ti ho detto che era Victor. E allora dov'è adesso? È uscito da quella porta. Dimmi come fa un bambino a entrare e uscire da una stanza con la porta chiusa a chiave. Non è permesso leggere a tavola. Oh, davvero? E chi andrà a dirlo alla mamma? Tu? O magari tu? Sul serio hai visto un bambino? Certo, si chiama Victor. È un fantasma, secondo te? Ma figurati, i fantasmi non sono fatti così. E come sono fatti? Te l'avrò detto almeno mille volte, vanno in giro con le lenzuola bianche trascinando delle catene. Come fai a saperlo? Perché li ho visti. Vengono fuori la notte. Sei una bugiarda. Dove? E sei una stupida. Neanche la metà di te. Non ci credo che hai visto quel bambino. Beh, affari tuoi, tanto ci verrai a chiedere di giocare con te.